13 in Milano questa notte, per tutta la notte avremo l'occasione di entrare nei negozi, di fare shopping, di curiosare fra gli stand moda, quindi articoli regalo, tanta beneficenza, perché parte dell'incasso andrà appunto devoluto a chi ne ha più bisogno. Direi che gli accessori ci sono tutti, musica la sentiamo alta, vibrare per le strade, gioielli, abiti. Andiamo a vedere chi incontriamo, probabilmente anche tanti VIP. Una pazzia vale la pena ogni tanto. Quest'anno è pienissimo, pienissimo, c'è coda dappertutto. È bello perché c'è Milano che è piena di gente, gente nuova, è bellissimo, è bellissimo. Un volto noto della televisione, incontriamo anche Lisa Scheffler, la ricordiamo tutti come la valletta di Antonio Albanese in Che tempo che fa. Ciao Elisa. Ciao a tutti. Allora, stai curiosando anche tu in questa splendida notte, sei alla ricerca di qualcosa in particolare, abiti, scarpe, gioielli? Un po' di tutto, noi donne abbiamo sempre bisogno di qualcosa, no? Il nero credo che sia un must, nel senso che non si sbaglia mai, quindi diciamo che è il mio colore preferito. Bach Fashion Night vuol dire anche arte, vuol dire ballo. Anna Maria Prina è stata direttore della scuola di ballo del Teatro alla Scala di Milano. Che bello averla qui, che bello poter vedere questi giovani talenti danzare, questi piccoli bimbi. È il mio lavoro adesso di seguire e scoprire i nuovi talenti, come ne ho formati tantissimi, da diciamo Roberto Boll, che è uno notissimo, a tutti gli altri. Però ho sempre piacere di vedere i giovani e con un progetto come questo. È un consiglio che possiamo dare alle mamme? Io dico, fate fare alle bambine quello che a loro piace di più, però instradatele un pochino, perché la danza classica è una cosa molto bella. Bravo insegnante cosa fa? Tira fuori la passione che è dentro al proprio allievo, per cui io non faccio altro che tirare fuori qualcosa che è già insita nel mio allievo. È un'arte difficile, è un'arte che richiede molte ore di dedizione, molto impegno, però poi i risultati non mancano. Lei si chiama Marianna Velenosi, ma vi assicuro che di velenoso non ha davvero nulla. Allora, sei qui anche tu alla Vogue Fashion Night, presente con i tuoi vini. Voi mi dicevi che di famiglia appunto avete una linea di quel liquido che tanto a noi piace. Certo, l'azienda si chiama Velenosi Vini e siamo presenti anche noi a questa serata, perché per noi è molto importante rappresentare anche le arti sensoriali ed emozionali. E tu stasera che cosa compri? Stai vedendo anche altri negozi in Monte Napoleone, so che volevi fare degli acquisti. Certo, sicuramente non vino, perché avendolo di famiglia, però vedrò qualche negozio, una bellissima serata. Ve lo ricordate la pupa, il secchione? Io ho un secchione qui accanto a me, Rampinelli. Ciao. Cosa ti porta qui alla Vogue Fashion Night? Beh, è una serata molto bella, c'è la moda, le ragazze, le pupe. E anche Beppe Convertini qui alla Vogue Fashion Night, in giro per queste splendide vie di Milano, cosa cerchi? Un pantalone, una t-shirt. Ti sei fatto fuori lo stipendio? Sì, direi di sì, ma è una serata speciale, quindi è una serata poi che servirà non solo a far sì che la Milano diventi al centro d'attenzione del mondo, perché poi Milano è la capitale della moda, ma anche perché comunque è una serata benefica, quindi una speciale serata dedicata a chi ha più bisogno di noi, e cerchiamo di fare del nostro meglio per aiutare gli altri. Grazie Beppe. Grazie a voi e buon Vogue Fashion Night Out. Emanuela, quindi tu sei più per la scarpa o per l'abito o per l'accessorio? Guarda, no, io sono più per l'accessorio e per la scarpa. Le scarpe per me sono... L'abbiamo notato. Ecco, no, ma poi comunque piace molto agli uomini, perché gli uomini sembra che non guardano, ma... Invece guardano le scarpe, sicuramente. Quando uno vede Emanuela cosa fa? Ma guardiamo le scarpe. Al contrario, io sono per la lingerie, ragazzi, per la lingerie.
Lisa, non dire che ho fatto il Grande Fratello, e allora io non posso dirvelo. Ciao Daniele. Ciao, mi chiamo Santoianni e sono fiero di aver fatto il Grande Fratello. La Fashion Night la vivo bene, anche perché abito nel cuore di Milano. Sei sempre vestito così oppure anche più casual, ti piace anche andare in tuta? Guarda, io indosso sempre, sembrerà non vero, la cosa più comoda. Non sono dell'idea che se bello vuoi apparire devi soffrire. Più che Miss Italia stasera direi di essere qui alla Vogue Fashion Night e esprimere tutta la mia frizzantezza con questo abito tutto chicchissimo. Aristide Maldati, lui lavora con signorini e lo trovo qui al Vogue Fashion Night. Sto acquistando, sono venuto qua in tram ovviamente con un portafoglio con 4 o 5 euro, non ho ancora trovato niente ma... Cosa hai comprato? Vogliamo sapere tutto. E ovviamente non potevo mancare alla Vogue Fashion Night 2013 e devo dire che sono all'inizio ancora, quindi ho sbirciato qualche negozio, sto aspettando di vedere delle collezioni di vari marchi.